Intanto vi ringrazio calorosamente per la dimostrazione di affetto, di amicizia che mi avete dimostrato con gli ultimi commenti, dove mi avete spronato a continuare perché state cominciando a conoscermi più intimamente. Ho scritto in un commento che da 24 anni sono qui, ma solo adesso mi sento pronto a fare quello che sto facendo. Era una cosa che sono indietro almeno di 20 anni, però non mi sentivo, non sentivo che era il momento adatto a fare quello che dovevo fare. Adesso sono pronto e vi dirò anche una cosa, che stiamo crescendo sia pure in maniera primitiva con questi strumenti che abbiamo, perché non crediate che Vince nuoti nell'oro, viviamo la giornata come voi tutti, quindi facciamo quello che possiamo, però siamo andati su YouTube, siamo su YouTube, siamo su Instagram, come si dice, siamo su Facebook ed è già una cosa bella, quantunque ancora con strumenti rudimentali. Ma adesso cominciamo il saluto e il dialogo di questa sera. Ho dovuto scrivermelo perché le cose che dirò adesso sono molto importanti, è tutta la mia vita di capitale importanza, per cui era difficile sì ragazzi, un attimo che stiamo facendo la diretta, state qui tanto non dura molto. Per cui ho dovuto bloccare i pensieri, però è come se li dicessi a viva voce, guardandovi in faccia. Allora, innanzitutto voglio dirvi che il compito che mi sono, come dire, assunto è prettamente legato ad un patto di coscienza. Sono un artista credente e dunque è mio dovere dare la testimonianza di quello che è stato il mio percorso per giungere a voi, attraverso l'opera che ho realizzato, chiamata Eremo, luogo di serenità, di pace, di tranquillità, quella che noi tutti oggi abbiamo bisogno. Alla base c'è stata la mia ferma volontà di scavalcare tutti gli ostacoli che il sistema mi ha posto avanti. E non dimenticate mai che Vincent ha subito due arresti, portato in carcere. Ho conosciuto lo squallore di una cella. Io, che da anni ho sempre predicato la libertà e che ho sempre detto che uno Stato che mette in prigione i suoi simili non può dirsi civile, ma sapevo che per quella libertà che mi ero deliberatamente preso avrei dovuto pagare un prezzo e l'ho pagato con grande piacere. San Francesco diceva: tanto è il bene che mi aspetto che ogni male mi viene diletto, sapendo che era anche il prezzo per venire fuori dall'anonimato. Visto che nessuno, e dico nessuno, di chi era preposto a sentinella della cultura, mi avesse aperto, dico, una sola porta. Ma la fede in Dio, l'amore sconfinato che ho per voi, per la gente e per l'arte, mi hanno dato la forza necessaria per abbattere le barriere che alcuni miei simili avevano innalzato. Questa sera mi sento di dirvi una cosa, di dire una cosa ai signori che siedono in alto. Attenzione alle menzogne che disseminate nelle vite della gente, perché prima o dopo vi si ritorceranno contro. E fate anche attenzione a sottovalutare l'avversario, perché non sempre il vento spira a vostro favore. C'è qualcuno più grande di noi che è sulle nostre teste, che al momento opportuno
spalanca quelle porte che voi avete sbarrato alla gente che, secondo il vostro parere, secondo voi, non conta nulla. Sappiate che le vostre false certezze, prima o dopo, verranno a scontrarsi con quelle entità che voi non potrete mai portare dalla parte vostra. C'è una parte di umanità che voi non avrete mai, che non conquisterete mai. Queste entità nascoste, sottovalutate, sono molto pericolose perché lavorano come le formichine, pazienti e laboriose, e non si fermano dinanzi a niente. Esse nascono e prendono vita come le orchidee dalla melma che, esseri spregevoli, senza un minimo di coscienza, spalancano su questo splendido universo, il nostro pianeta Terra, inizialmente creato per la gioia e per la felicità distribuita a tutti. Ma il dio denaro ha creato le differenze, gettando nella disperazione coloro che, sempre secondo loro, non hanno voce in capitolo. Poi però il male perde la sua forza iniziale ed il bene rifulge in tutto il suo splendore. Queste formichine sono l'esercito nascosto di Dio, soldati che lavorano per lui gratuitamente, volontariamente, per puro amore e per essere belli agli occhi di colui che ci ha creati e che tutto per amore ha creato. È una testimonianza di fedeltà, la fedeltà, fede, fedeltà, che non può avere eguali. Questi agenti di Dio sono belli, ma ripeto, anche tanto pericolosi, perché non lo fanno per interesse o un tornaconto personale, e sono come una fiammella piccola piccola, ma che, lasciata libera, può causare gravi e grandi danni, fino a incendiare l'intero pianeta. Una volta si diceva che ogni qualvolta commettiamo un peccato è come mettere una seconda volta Gesù sulla croce. Ogni qualvolta commettiamo azioni contrarie all'insegnamento cristico, costruiamo il nostro inferno. Ecco, miei cari amatissimi amici, io parlo a coloro i quali tutto questo lo hanno dimenticato. Le 99 pecorelle che riposano al sicuro all'interno dell'ovile a me personalmente non interessano. Io sono come il pastore che ha a cuore quelle pecorelle che si sono impigliate tra le spine e magari, poverine, non per colpa loro, ma di chi gli ha teso una trappola, un tranello. L'estate è estate e molti di voi sono al mare. Un santo diceva: l'estate è la vendemmia di Satana. Nascono nuovi amori, per poi il più delle volte destinati a finire, e quanto dolore alla fine causano. Quindi, amici, in guardia dunque, divertitevi perché ne avete tutto il bisogno e il diritto,
ma tenete sempre le antenne alzate. Ecco, amici miei, questa è una cosa che ho sentito di dirvi, che mi immaginava per la testa da diversi giorni, ma non sapevo come corredare le parole. Sono stato ispirato, perché ho capito che voi ne avete bisogno. Se voi mi mandate i vostri commenti positivi, è segno che la gente oggi è pronta a ricevere questo messaggio, questi messaggi. E io lo faccio tanto volentieri, perché che cosa mi tiene qui in vita? L'amore che ho per voi. Ma fino adesso non vi ho mai parlato di queste cose, perché innanzitutto perché sono molto riservato e sono cose personali, grazie, una grazia che io ho ricevuto potente, una grazia potentissima, e ne vedrete poi in seguito tutti i frutti di questa grazia. Ma perché sento da quello che mi avete scritto che voi volete che io proceda, vada avanti. Quindi che dirvi a tutti gli amici che mi scrivono, un abbraccio forte forte, e speriamo che questa diretta stavolta sia andata in porto. Stiamo facendo anche delle registrazioni, male che vada, però ci arrangiamo come meglio possiamo. Un bacione a tutti e buona continuazione di serata.